Ora vogliamo fare questo nuovo bagno di luce. Il bagno di luce di oggi l'ho chiamato. Cosa diamine hai fatto? Cosa diamine hai combinato? Lo prendiamo da Genesi, capitolo 3, versetti dal 6 al 13 e versetto 21. Lo so che lo conoscete, ma ascoltiamolo. Lo leggerò nella traduzione CEI 2008 e poi nella traduzione TILC, cioè traduzione interconfessionale in lingua corrente. E non tanta spiegazione, soprattutto poi lo pregheremo perché abbiamo bisogno di guarire. Ieri sera, ancora facendo il cammino Purim, sono venute fuori varie domande sui sensi di colpa, sul sentirci sbagliati. Allora ascoltiamo questo brano, lo rileggiamo con piccola meditazione e poi lo pregheremo perché porti tanta guarigione. Difatti si chiamano bagni di luce. Permettiamo alla luce di questa parola che entri e noi entriamo in questa scena di luce perché la grazia, la parola porta sempre luce e ci guarisca. Genesi capitolo 3, versetti dal 6 al 13 e 21. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei. Anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto.» Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato.» Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato.» Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Traduzione TILC. La donna osservò l'albero. I suoi frutti erano certo buoni da mangiare. Era una delizia per gli occhi. Era affascinante per avere quella conoscenza. Allora prese un frutto e ne mangiò. Lo diede anche a suo marito ed egli lo mangiò. I loro occhi si aprirono e si resero conto di essere nudi. Perciò intrecciarono foglie di fico intorno ai fianchi. Verso sera l'uomo e la donna sentirono che Dio, il Signore, passeggiava nel giardino. Allora, per non incontrarlo, si nascosero tra gli alberi del giardino. Ma Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» L'uomo rispose: «Ho udito i tuoi passi nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto.» Gli chiese: «Ma chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai mangiato il frutto che ti avevo proibito di mangiare?» L'uomo gli rispose: «La donna che mi hai messo a fianco mi ha offerto quel frutto, io l'ho mangiato.» Dio, il Signore, si rivolse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata, io ho mangiato.» Allora Dio, il Signore, fece per Adamo e la sua donna tuniche di pelle e li vestì. Diamine hai combinato? Che diamine sta succedendo nel mondo? Cosa sta succedendo? Cosa stiamo facendo? O cosa abbiamo fatto? Ecco che il nemico continua a proporre le sue delizie, a proporre i suoi gustosi frutti immortali, deliziosi frutti immortali. Beh, noi leggiamo solo sull'etichetta deliziosi frutti, ma se giriamo dietro c'è scritto mortali. Ma non giriamo mai dietro e subito gustiamo. Era una delizia per gli occhi, affascinante per
avere conoscenza, per avere autorità sugli altri, per poter essere liberi da tutto e da tutti, per. Ecco che però subito dopo, immaginiamoci che facciamo un'azione di cui c'era stato detto: guarda che se la fai non ti farà bene. E no, ma figurati, la facciamo. Adamo ed Eva la fanno, io te la facciamo. E subito dopo, dice, i loro occhi si aprirono e si resero conto della cavolata che avevano fatto e si guardarono l'uno con l'altro e iniziarono solo più a vedere i limiti dell'altro e anche i limiti di se stessi, e quindi iniziarono a nascondersi, a intrecciarono foglie di fico, cioè quel attacco ancora di più gli altri perché non mi veda, cercherò di evitare gli altri, cerco di mettere su delle maschere, cerco di salvarmi da solo, cerco di non mi importa più degli altri, anzi guardo solo i limiti degli altri, accuserò gli altri, questo vedere l'altro nudo. E dopo questo ecco che Dio si fa presente. Verso sera l'uomo e la donna sentirono che Dio, il Signore, passeggiava nel giardino. Questa presenza di Dio noi la sentiamo attraverso anche la coscienza, c'è. Non è una presenza di distruzione, difatti passeggia nel giardino, Dio si fa ancora presente, cerca ancora di bussare. Nella tradizione Tir, che poi c'è scritto, per non incontrarlo si nascosero. Abbiamo difficoltà a incontrare le nostre ferite, le nostre fragilità. Abbiamo paura ad incontrare i nostri errori, a vedere quello che diamine abbiamo combinato, perché poi ci sentiamo in colpa, perché poi accusiamo gli altri, è causa della donna, è causa tua Dio, è causa degli altri. Ecco che abbiamo paura a vederci come siamo, perché il nostro orgoglio poi va sotto i piedi, e allora poi dobbiamo accusare gli altri. Hai forse mangiato? E no, ma guarda che sono gli altri che hanno fatto questo, sono gli altri, mi trovo in questa situazione per causa degli altri, è stata colpa di mio papà, mia mamma, e se avessi avuto altri genitori, se avessi avuto altri maestri, se avessi avuto altri, non sarei così come sono, se sono così non è mica per colpa mia, è per colpa degli altri, e sei stato tu, Signore, che mi hai fatto nascere in questa famiglia, sei stato tu che mi hai messo accanto la donna, sei stato tu che mi hai fatto andare a scuola, sei tu che hai permesso questo, quello, quindi se c'è del male è colpa tua, Dio, è colpa della donna, è colpa degli altri. E la donna dice, è a causa del male, a causa del maligno, il serpente. Dio invece vuole salvarci. Allora Dio, il Signore, fece per Adamo ed Eva, per questo maschio, per questa femmina, per tutti noi, delle tuniche di pelle li vestì. Dio cerca sempre di ridonarci dignità e oggi vuole ridonarci fiducia, speranza, nonostante quello che abbiamo combinato, quello che sta succedendo nel mondo, vuole rivestirci di speranza, di luce, di grazia. Vuole rivestirci anche di uno sguardo nei confronti degli altri non più accusatore, perché in questi tempi dove tutti noi accusiamo gli altri, ci vuole rivestire del suo sguardo, della sua misericordia, per poter vedere gli altri come li vede lui. Certo peccatori, ma anche gli altri bisognosi di misericordia. E vuole darci anche quella fiducia, speranza che se noi preghiamo molti altri potranno cambiare. Invece di lasciare solo il nostro sguardo accusatore e quindi che blocca la grazia anche negli altri. Dio fece per Adamo e per la sua donna tuniche di pelle li vestì. Dio ci ha dato Gesù, il vestito nuovo, e vuole che io e te nella preghiera rivestiamo ancora gli altri. Ci facciamo rivestire noi e poi rivestiamo gli altri, con tanta misericordia. Che diamine abbiamo combinato? Ma la soluzione c'è. Non più sensi di colpa, non più accusa nei confronti degli altri, ma nella tranquillità vediamo le nostre fragilità, i nostri errori, accogliamo la misericordia di Dio, veniamo rivestiti di una grazia nuova e poi a nostra volta rivestiamo gli altri attraverso le preghiere che facciamo, attraverso le parole che possiamo dire agli altri. E allora ora,
preghiamo, facciamo questo bagno di luce. Immergiamoci nella piena grazia di Dio. Ad un certo punto il nemico si fa presente e provoca Adamo ed Eva, provoca me, provoca te. Ci sono dei momenti della vita in cui il nemico arriva e ci propone di fare di testa nostra, di fare senza Dio, di andare dietro solo alle cose che sembrano piacevoli, senza mettere a discernimento, senza più chiedere a Dio, ma è giusto, senza tirare in ballo Dio. Il nemico ci fa prendere le nostre decisioni per realizzare la nostra volontà, i nostri sogni, i nostri l'io. Il nemico sa che siamo facilmente ingannabili. Abbiamo bisogno di essere felici. E Dio ci ha creati per essere felici. E Dio ha una risposta per essere felici. E il nemico che sa questo si presenta anche lui, proponendoci le sue felicità, le sue piacevoli ma diaboliche felicità mortifere. Che diavolo hai combinato? Ecco che noi in qualche modo ci siamo lasciati adescare. Ci ha presi nella rete il nemico, ci ha preso al laccio. Forse siamo stati incatenati da quello, piuttosto che da certe filosofie, piuttosto che da certe leggi, piuttosto che da certe altre cose, abbiamo ceduto e ci siamo ritrovati a stare male, a sentirci sbagliati, a sentirci in colpa. Abbiamo scoperto le nostre fragilità, ma non le abbiamo volute vedere. Abbiamo iniziato a farci quelle cinture. Non voglio vedere come effettivamente sono. Anzi, inizio a guardare e accusare gli altri. Così almeno non mi sentirò io sbagliato. Ed ecco che inizio a stare male. Adamo ed Eva iniziano a stare male. Qualcosa non va più. Non sono più nel riposo di Dio. Sono nell'ansia. Quando Gesù dice venite a me voi che siete affaticati e oppressi, significa che siamo stati ingannati e c'è una stanchezza, c'è un'oppressione e cose del genere che sono presenti nel nostro cuore più che la grazia di Dio. Che diamine abbiamo combinato? Non ci conveniva, ma purtroppo l'abbiamo fatto. Ed ecco i passi di Gesù. Il Signore Dio passeggiava ed ecco che Adamo ed Eva si nascose, ed ecco che forse ancora io e te ci nascondiamo, ancora abbiamo difficoltà a vedere veramente il nostro cuore, a vederci come siamo, ad accogliere i nostri limiti, questo essere nudi, questo vederci fino al fondo senza spaventarci, sapendo che siamo limitati ma amati immensamente da Dio. Ma no, il nostro sguardo non ci fa vedere quello, anzi, quando Dio ci chiede ma che cosa è successo, ecco che allora non vogliamo vedere, non vogliamo dire la verità, ma iniziamo ad accusare gli altri. E io sono così perché papà, perché mamma, perché nonno, perché zio, perché questo, perché il professore, perché il prete, perché l'altro, perché i politici, perché su, perché giù, perché mio marito, perché mia moglie, perché i miei figli, perché gli altri, perché tu Dio mi hai fatto così. E quindi Signore, tu avevi solo chiesto, volevi che Adamo aprisse il cuore per guarirlo, ma lui è scappato dalla guarigione e la guarigione non è avvenuta proprio perché è scappato. Noi non vogliamo più scappare in questo momento,
non vogliamo accusare gli altri, non vogliamo neanche fare come Eva, di dire è stato il serpente, è vero, il nemico, ma noi abbiamo aderito. Allora vogliamo ripartire da questa fragilità, perché Gesù ha una soluzione, Gesù è la soluzione. Vuole rivestirci di grazia, vuole rivestirci di speranza, vuole rivestirci, ridarci dignità, rivestirci con quel vestito da figli di Dio, con la piena dignità dei figli di Dio. Ma per farlo lasciamo cadere tutti gli altri vestiti in questo momento, le nostre difese, le nostre accuse. Smettiamo di doverci difendere e di dover accusare gli altri. Da vittime a carnefici. Da vittime a carnefici, quante volte lo facciamo? Noi invece in questo momento siamo qui alla tua presenza. Siamo qui alla tua presenza e non vogliamo scappare. Sentiamo la tua presenza nel nostro cuore. Spirito Santo, tu sei in noi e vedi ogni cosa e non vogliamo nasconderci. Anzi, vogliamo lasciarti entrare in tutte quelle parti più ferite, più deboli, più fragili, più peccaminose di noi, sapendo che tu sei venuto, che tu vieni per guarirci, tu vieni per rendere bella ancora la tua sposa. Gesù, ti lasciamo entrare in questo momento in ogni area della nostra vita. Ci riconosciamo fragili, peccatori, ma non sbagliati. Riconosciamo di aver fatto degli errori, di aver aderito alle tentazioni. Ti affidiamo le nostre fragilità e ti affidiamo anche le ferite, che sono a volte quelle feritoie, quel passaggio per le tentazioni. Ti affidiamo proprio tutto il nostro cuore. Non vogliamo fuggire dalla grazia, vogliamo stare qui, ai piedi della tua croce, dove tutto è salvato, dove tutto è guarito, dove tutto viene rivestito di una nuova dignità. In questo momento guardiamo verso te, Gesù, un Gesù crocifisso ma risorto, che ci viene incontro per abbracciarci. Allora non vogliamo accusare gli altri, altrimenti sposteremmo lo sguardo di qua o di là. Non vogliamo neanche aver paura e scappare, altrimenti non ti sperimentiamo. Vogliamo restare. Tu sei davanti a noi, ti avvicini a noi e ci dici: che diamine hai combinato? E noi ti rispondiamo: abbiamo peccato. Abbiamo peccato, Signore. Abbiamo fatto degli errori, abbiamo sbagliato. Pensavamo di farcela senza di te. Siamo andati dietro ai piaceri, siamo andati dietro a delle ideologie sbagliate, dei pensieri sbagliati. Quante volte aderiamo ancora a criticare, a giudicare, a mormorare contro gli altri? Quanto c'è facile dire di più degli altri che non stare davanti a te? Ammettiamo tutto questo, Signore. E tu dici: bene. Allora adesso io ti guarisco, ci dice Gesù, adesso io ti guarisco col tuo amore, col mio amore, ti guarisco con la mia misericordia. Ed ecco che con questo cuore aperto Gesù entra in ogni area, Gesù ti abbraccia in questo momento e dice: figlio mio prediletto, figlia mia deliziosa e prediletta, non temere, non avere paura. Io agisco per il tuo bene, io ti guarisco e ti libero. Ti sano e ti salvo. E cambio il tuo cuore con il mio amore. E allora, Gesù, noi ti lasciamo entrare in tutte le aree della nostra vita. In questo momento ti lasciamo entrare, in modo che tu possa portare salvezza. Tu che sei Gesù, il Dio che salva. In questo momento entri in ogni area della nostra vita. E lì dove è abbondato il peccato, sovrabbonda la tua grazia e il tuo amore. Quindi lì dove abbiamo sbagliato di più, c'è maggior misericordia e grazia. E allora, ora vinciamo i nostri sensi di colpa, non ci sentiamo più sbagliati,
ci sentiamo amati, non accusiamo più gli altri, ma perdoniamo anche gli altri, perché tutto quello che è male, che era male, è diventata un'opportunità e ti stiamo sperimentando e ti sperimenteremo ancora come misericordioso. Grazie Signore che ci stai rivestendo. E ora Signore tu dici, ora rivestiti, con un cuore nuovo andate. Vi do uno sguardo nuovo, metto nelle vostre mani tante benedizioni per gli altri. Benedizioni che si poseranno sugli altri se li vedrete come io li guardo, come io li vedo. E allora vogliamo accogliere anche questo. Abbiamo incontrato il tuo sguardo su di noi, era uno sguardo d'amore. Ora tu ci dai il tuo sguardo e ci dici vai e porta la mia salvezza. Abbi misericordia degli altri nello stesso modo in cui tu hai sperimentato la misericordia. Non giudicare, non condannare, ma perdona e vedrai che ancora di più tu sperimenterai ancora questa grazia. E allora, accompagnati da Maria, possiamo iniziare ad andare incontro agli altri. Possiamo andare verso gli altri portando la tua grazia. Amen, alleluia. Ringraziamo il Signore per questa quasi ora di preghiera e proseguiamo questa giornata ora rivestiti della grazia di Dio. E quando abbiamo nuovamente bisogno, quando stiamo male, non accusiamo gli altri, non viviamo neanche senso di colpa, andiamo direttamente da Gesù, sorgente di ogni bene, andiamo lì, veniamo lavati, purificati dal sangue di Gesù e attraverso il suo spirito veniamo rivestiti di una veste nuova, la dignità dei figli di Dio, e dopo usciamo e aiutiamo anche gli altri a camminare nella luce, uno sguardo nuovo anche nei confronti degli altri. Un abbraccio a tutti voi, a presto!